Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Vi ringrazio di essere qui e buongiorno a Imran Rasul. Io mi presento, sono Francesca Paci, sono inviata del quotidiano La Stampa e sono al desk esteri. Mi occupo da molti anni di esteri, soprattutto Medio Oriente, però mi occupo anche molto di immigrazione. E dal momento che il tema di immigrazione ha negli ultimi anni modificato le tradizionali barriere tra politica estera e politica interna, è diventato un magma unico anche in virtù del terrorismo, la paura del terrorismo. E, Imran Rasul, io mi limiterò a dire che insegna economia all'University College di Londra, ma e molte altre cose, ed è qui per una lecture su giustizia e discriminazione etnica. Allora, io ho preparato dal punto di vista del lavoro giornalistico che svolgo una piccola introduzione alle slide che poi lui ci presenterà e dopo le quali sono benvenute le domande da parte del pubblico. Allora, parlando di giustizia e discriminazione etnica, effettivamente è un tema monster, nel senso che un po' come le matrioske contiene al suo interno moltissimi altri temi, ne apre moltissimi altri. Allora, per ragionare e introdurre il lavoro di Imran Rasul, ho provato a basarmi su la definizione che è stata data dalla Commissione d'indagine per i crimini d'odio del Parlamento italiano, la commissione chiamata Jo Cox, che parla di una piramide. Per capire il fenomeno, parla di una piramide alla base della quale c'è la normalizzazione del linguaggio ostile verso l'altro, lo straniero, il musulmano in generale. A metà della piramide ci sono i crimini veri e propri. Discriminazione e crimini d'odio veri e propri, e nella parte alta della piramide c'è poi l'esito di tutto ciò, ossia le pene, le sentenze, ed è qualcosa su cui entrerà più nel dettaglio Imran Rasul. Allora, per quanto riguarda la base, che è quello su cui io ho lavorato di più in questi anni, come vi dicevo, partendo dal Medio Oriente, arrivando al Mediterraneo, l'immigrazione e il terrorismo. Credo che per quanto riguarda l'Italia, in realtà questo è vero per moltissimi altri paesi, per l'intero Occidente, ma parliamo dell'Italia, la data del cambio di stagione, del cambio di passo è l'11 settembre 2001, perché quello è il momento in cui l'altro da noi viene identificato in una maniera specifica. Fino a prima non è che l'Italia non avesse avuto fenomeni di manifestazioni di razzismo o di xenofobia, la Lega c'era già, però all'epoca la paura, la diffidenza era più genericamente verso i Vucumpra, così si chiamavano prima dell'11 settembre, cioè i migranti che arrivavano in particolare dal Nord Africa. E c'è da dire anche che in quel momento, prima dell'11 settembre 2001, l'Italia era un paese relativamente giovane rispetto all'immigrazione, con un'immigrazione abbastanza contenuta nei numeri, essendo l'Italia un paese che fino a metà degli anni 70 è stato invece un paese di emigranti, era più la gente che partiva verso altri paesi. E solo dalla seconda metà degli anni 70 ha cominciato a diventare un ricevitore di migranti. E, ecco, allora, dopo l'11 settembre del 2001, e quella che era in genere una diffidenza, un guardare con sospetto gli stranieri, diventa un guardare l'altro in una maniera diversa da prima, diventa guardare l'Islam. E quindi da quel momento in poi le paure, il sospetto, ma diciamo anche il controllo da parte della polizia viene focalizzato soprattutto sulle moschee. I musulmani quindi diventano gli altri. E questo non significa gli stranieri, perché dopo l'11 settembre anche gli attentati di Londra e di Madrid ci dicono che l'altro non è necessariamente uno straniero, che l'altro può essere nato in mezzo a noi, può essere un nostro connazionale, ma che è un altro culturalmente e religiosamente altro. E quindi che va connotato per come si veste, per come prega, per quelle che sono le sue consuetudini religiose e culturali. E quindi l'altro diventa una cosa diversa rispetto alla nostra civiltà. E qui vi evoco il titolo famoso di un libro, Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà, che però al di là della teorizzazione è già qualcosa che esiste a quel punto nelle nostre società. E il cambio di passo avviene qui.
nel momento che si sente che c'è una minaccia alla nostra civiltà, si sente quasi una sorta di legittimazione all'autodifesa. E quindi quello che succede è un graduale sdoganamento di un linguaggio che diventa poi alla fine razzista e discriminatorio. Perché dico uno sdoganamento? Perché prima, fino a prima, esisteva una forma, non che i sospetti non ci fossero, ma esisteva una forma di pudore. Diciamo che l'Italia, come tutta l'Europa, erede della Seconda Guerra Mondiale, sulle macerie del razzismo e della discriminazione razziale, religiosa e la Shoah, aveva quasi reso tabù un certo linguaggio. E poi ci sono stati gli anni del boom in Europa, dove quindi la globalizzazione, l'idea che facessimo tutti parte di un villaggio globale, aveva portato anche a un linguaggio forse eccessivamente politicamente corretto, ma dovevamo convivere tutti insieme. Questo era il modello. Che cosa succede? Che la paura dell'Islam, che minaccia la nostra civiltà e che quindi chiama all'autodifesa, diventa, come dire, autorizza un linguaggio che fino a prima non era tollerato, di cui ci si vergognava, fino ad arrivare veramente al razzismo e alla xenofobia, con un accento diverso però, attenzione, perché il confronto con l'Islam sposta i temi, cioè il razzismo non si parla più di razza o di sangue, ma si parla di qualcosa di apparentemente più nobile, si parla di cultura, di civiltà, di religione, di Occidente. E attenzione, lo sdoganamento avviene a tutti i livelli, perché questi non sono temi che vengono cavalcati solamente dalla destra o dall'estrema destra, cioè temi tradizionali in qualche modo, ma in virtù della minaccia presentata dall'Islam o percepita dall'Islam in quanto tale, diventano temi anche di una certa sinistra. Pensate per esempio al discorso in Francia della laïcité, cioè l'Islam è qualcosa, è una religione che minaccia anche le conquiste di una sinistra liberal. Oppure pensate, quando ci ho lavorato per la prima volta ero stupita, poi ho capito che aveva un senso. Pensate a come intorno a Marine Le Pen in Francia si sia piano piano aggregata buona parte della comunità omosessuale francese, per esempio, in virtù della minaccia rappresentata dall'Islam alla laicità francese e a tutta una serie conquiste ottenute dalla Francia in questi anni. E questo ovviamente non avviene soltanto da noi, perché questo avviene anche negli Stati Uniti, di cui poi ci parlerà di più Imran Rasul. È l'idea dell'Islam, pensate soltanto al bando poi di Trump su 6 paesi di origine musulmana soltanto in quanto musulmani, cioè non in quanto avessero portato avanti degli attentati verso gli Stati Uniti. E qui arriviamo già al secondo livello della piramide, cioè a quello in cui si passa dal linguaggio ai crimini veri e propri, ai crimini d'odio e alle discriminazioni vere e proprie. E qui vi cito, solo per darvi un'idea, i numeri raccontano sempre poco, però danno comunque un'idea, i dati dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ho incrociato con quelli dell'OSCE, ci dicono che per esempio nel 2016 in Italia, dei 2.652 episodi di discriminazione, il 69% sono per motivi razziali, vale a dire 1 su 5. Nel 2015, su 555 crimini d'odio, ben 369 erano legati alla xenofobia, molto più del doppio. Chiaramente questo porta anche a un aumento di cause nei tribunali, e quindi per esempio negli ultimi 3 anni le corti d'appello in Italia hanno visto moltiplicarsi le denunce per reati d'odio razziale e xenofobo, con Roma 202 processi, Milano 134, Bologna 157 e così via andare. Cosa interessante è che Catania 14, Bari 7, il Sud con tutte le sue contraddizioni e con tutti i suoi problemi sembra reggere meglio. E tutto questo per dire che quando arriviamo agli anni più recenti, quando arriviamo poi alla crisi economica del 2007-2008, quella che ha di fatto davvero impoverito la classe media, e quando ci si impoverisce aumentano le paure, aumenta il bisogno di cercare un capro espiatorio. Il capro espiatorio era già pronto lì, perché a quel punto
non era più soltanto il musulmano, arrivavano migranti, ma il linguaggio aveva già sdoganato un'attitudine al colpevolizzare qualcun altro, senza bisogno di dover giustificare questa cosa come con il politicamente corretto. E da questo punto di vista dovete pensare soltanto alla cronaca italiana. E lo scorso anno, nel 2017, all'inizio dell'anno, il sostegno per la legge sulle seconde generazioni di migranti in Italia aveva circa il 60% dei consensi, cioè gli italiani non erano contrari. Alla fine dello scorso anno, dopo una lunga campagna elettorale che ci ha portato poi al 4 marzo, il consenso degli italiani era sceso alla metà. E pensate alla campagna elettorale, che è stata giocata interamente, a torto, in discussione non è se sia giusto o non sia giusto, ma è un dato di fatto, è stata giocata interamente sulla paura dei migranti e dell'invasione dei migranti, quando rispetto allo scorso anno noi parliamo di 190.000 persone in Italia, quindi numeri che in teoria, in quanto tali, non giustificherebbero la paura dell'invasione, e soprattutto in un contesto in cui, dati del Viminale, i reati in Italia, i crimini in Italia di ogni genere sono in calo costante da 20 anni e siamo oggi al punto più basso dall'Unità d'Italia. Quindi il contesto reale e quello percepito non vanno esattamente di pari passo. Ecco, da questo punto di vista l'11 settembre è stato davvero uno spartiacque, e non soltanto perché ha cambiato i parametri della sicurezza, come viaggiamo, come ci muoviamo, come veniamo controllati, ma anche perché quella paura lì ha archiviato definitivamente il politicamente corretto per lasciare spazio a un linguaggio che non avesse più freni nel connotare l'altro come diverso, come nemico. E poi è arrivata la crisi economica e ha fatto sentire questa paura come giustificata. I media, purtroppo, lo dico da lavorando nei media, hanno cavalcato questa percezione di una consonanza tra l'immigrazione, l'altro, il diverso, il musulmano, ma non solo, perché poi è diventato l'immigrato, il rifugiato, potenzialmente portatore di attentati terroristici, ma anche no, perché in Italia, dove non ne abbiamo avuti, portatore di basse competenze che tolgono il lavoro agli italiani, quindi diciamo una minaccia più divisa, ma i media l'hanno cavalcata perché al disperato inseguimento di lettori e di audience in genere, anche per la televisione sempre più in calo, si va alla rincorsa di quello che la gente vuol sentir dire, e così si alimenta un circuito vizioso. Ma non vale soltanto per i media, qualcuno di voi forse lo ricorderà, ma tutto l'ultimo anno, prima di MeToo, del caso Weinstein, è stato punteggiato di denunce di attori arabi o medio orientali a Hollywood, stanchi di essere ingaggiati soltanto per il ruolo dei terroristi, dei cattivi, dei kamikaze, come fossero proprio un cliché. Arrivo così alla punta della piramide e passo poi la parola a Imran Rasul. Ovviamente tutto questo produce poi a denunce maggiori, controlli maggiori e in un circolo vizioso. Allora, anche qui bisognerebbe vedere quanti sono poi i migranti nelle carceri italiane, dato che questo diventa poi anche tema elettorale. E nelle carceri europee gli stranieri sono il 21%. Mediamente. E in Italia sono il 32%, anche perché noi abbiamo una legge che criminalizza, per esempio, l'immigrazione irregolare anche in assenza di un reato vero e proprio. Però il dato interessante è che i migranti regolari, cioè gli stranieri regolari, siano musulmani o non siano musulmani, sono in realtà una percentuale molto bassa, sono il 10% dei carcerati stranieri e il 3% del totale. Quindi, diciamo, in proporzione finiscono in carcere meno degli italiani. Ma ripeto, questi sono numeri, una volta che la percezione è diversa e quindi associa il crimine con l'altro da sé, è molto difficile smantellarla anche al netto dei reati. L'ultimo dato che volevo darti è che la carcerazione preventiva si applica più facilmente agli stranieri
che non agli italiani. Questo anche di nuovo in virtù, ci riporta all'11 settembre, del sospetto come comportarsi, c'è stato un restringimento. Quindi per esempio la percentuale degli stranieri in custodia cautelare in Italia rispetto al totale delle condanne è del 28% contro il 21% della loro rappresentazione complessiva. Quindi si applica di più la carcerazione preventiva agli stranieri che non agli italiani. E, è un quadro, non ha soluzioni, e, è un ragionamento che ho voluto fare per dire c'è una ragione se siamo arrivati a questo punto, se siamo arrivati alle slide che adesso Imran Rasul ci mostrerà, e è probabilmente anche lo spirito dei tempi. E basta pensare che proprio il nuovo governo appena insediato, il primo tema che ha affrontato con il nuovo ministro degli interni è stato quello di ridurre le spese per i migranti. E questo non è soltanto campagna elettorale, è anche perché a ben vedere è la cosa più popolare e che probabilmente costa meno in termini da ridurre. E una riflessione importante da parte della politica, da parte dei giornali, perché appunto, e questo è alimentato anche poi da internet e dai social media, ma non nasce, quindi si dice internet e sono i social media. Attenzione, internet e i social media sono megafoni di qualcosa che esiste nella pancia della società e su cui quindi vale la pena ragionare. Grazie, e adesso la parola a Imran Rasul. Francesca. E grazie Francesca per la gentile introduzione. Vorrei dire innanzitutto che sono lieta di essere qui per presentare parte del lavoro che ho fatto fino ad oggi, quindi esaminare i comportamenti della giustizia, del sistema di giustizia penale negli Stati Uniti, un paese che ha costruito molto sull'immigrazione e sicuramente è uno dei paesi che presenta una diversità culturale maggiore sul nostro pianeta. Vorrei oggi presentare alcune delle attività condotte sui comportamenti di giudici di grande esperienza nel sistema penale statunitense. Prima di farlo desidero però parlare, un po' contestualizzare il tutto, parlare del sistema penale federale e come il sistema addiviene ai suoi risultati. La prima cosa che vorrei dire è appunto che negli Stati Uniti si incarcerano più individui, ovviamente in base alla popolazione che ha, rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, e questi sono i dati che riguardano i paesi dell'OCSE. Questi si potrebbe pensare la percentuale della popolazione che attualmente si trova in carceri o in istituti di detenzione. Ora, gli Stati Uniti incarcerano più soggetti di quanto non facciano altri paesi sul pianeta, e ovviamente è al top, il paese più in alto in questa immagine. Vorrei far vedere l'Italia invece, che più o meno è in fondo, al terzultimo posto rispetto alla sua popolazione, con un quinto di probabilità delle persone che possano finire in prigione rispetto agli Stati Uniti. Il Regno Unito è molto più simile all'Italia infatti che di quanto non siano gli Stati Uniti. Ora, questo ci dice che circa un quarto delle persone del pianeta sostanzialmente dietro le sbarre sono negli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti ci sono solamente il 5% della popolazione mondiale. Ora, questo è un dato estremamente importante, che ci dà la dimensione del fenomeno molto estremizzato. Oggi mi concentrerò sulla popolazione maschile, perché è quella più presente nei sistemi carcerari del paese. La cosa importante è che ci sono uomini di certe minoranze etniche che hanno più possibilità di venire a contatto col sistema di giustizia penale della popolazione bianca. Ci sono livelli estremi di incarcerazione, comunque i motivi sono molto diversi rispetto all'appartenenza etnica. Ci sono per esempio delle statistiche scioccanti sui gruppi etnici, sulle statistiche relative, 1 su 9 neri, quindi un'alta percentuale della popolazione dei neri hanno età fra i 20 e i 34 anni e si trova attualmente in prigione. Noi pensiamo che la percentuale di uomini che a un certo punto nella loro vita adulta finiranno in prigione è di 1 su 3 neri. Ciononostante non si riconosce abbastanza il fatto che gli ispanici invece sono il gruppo che più rapidamente viene imprigionato negli Stati Uniti
il livello di sistema criminale di cui parliamo oggi ci dimostra che circa il 40% dei prigionieri sono di origine ispanica. Quindi rispetto alla popolazione caucasica, gli ispanici hanno 4 volte maggiori possibilità di finire dietro le sbarre di una prigione federale rispetto ai bianchi. Ora vorrei cercare di sottolineare che in questa ricerca che cosa guida le differenze. È una questione di discriminazione, sono i giudici, sono i prosecutor, i pubblici ministeri, o ci sono altre spiegazioni che dovremmo invece capire sostanzialmente per capire la discriminazione? Ci sono naturalmente differenze enormi fra le modalità in cui diversi gruppi etnici e razze vengono a contatto col sistema di giustizia penale, e questo naturalmente ha un impatto forte non soltanto in termini di, appunto, di prigioni, di galere. Per esempio, se un individuo verrà in contatto con la polizia, questo avrà un impatto anche sui bambini a scuola gli incentivi per gli adulti, perché sicuramente non potranno utilizzare le loro skill sul mercato del lavoro, e questo li espone a prime esperienze negative con il sistema penale federale, che ha anche un effetto sul mercato, diciamo, dei matrimoni, nel senso che abbiamo un'assenza di uomini in età maritabile o uomini che possono avere bambini, quindi questo ha un impatto forte sulle famiglie, sulle generazioni future, eccetera. E naturalmente questo per gli individui stessi, il tasso di incarcerazione così elevato ha degli impatti forti sulla loro capacità anche di rientrare e essere integrati in società e contribuire positivamente all'espansione del mercato e all'attività sul mercato. Quindi ci sono tutta una serie di motivi di cui dovremmo tenere conto per capire ciò che causa tutte queste differenze. Ma adesso vorrei sottolineare che il sistema di giustizia criminale penale è molto severo anche in termini di pene comminate. Tutti coloro che arrivano davanti a un giudice al 90% saranno imputati, pochissimi saranno coloro che non avranno una pena di tipo non carceraria, e questo fra l'altro il tempo che si passa in prigione, naturalmente mi riferisco al sistema delle corti federali, diciamo in media coloro che vanno in galera ci restano per 41 mesi, se sono bianchi, i neri per 83, quindi quasi il doppio, gli ispanici 42 mesi, quindi molto raffrontabile con il dato per la popolazione bianca. Da un punto di vista economico però vorremmo cercare di capire meglio se possiamo fare un raffronto a pari perimetro, diciamo, no? Due soggetti che esattamente commettono lo stesso crimine nello stesso momento nel tempo, se avranno lo stesso tipo di assistenza legale, la stessa età, con lo stesso fedina penale, lo stesso stato civile, stesse persone a carico, eccetera, giudicati da un tribunale molto simile, li paragoniamo, quindi sono l'unica differenza è l'etnia. A questo punto ci possiamo chiedere quali sono le differenze che intervengono all'interno del sistema penale, e questo è mostrato, come vedete, nel grafico a destra. Per due individui che hanno sostanzialmente lo stesso le stesse caratteristiche, quindi facciamo questo paragone like for like, no? L'uomo di colore che va in prigione ci resterà 4 mesi di più di un bianco, e l'ispanico riceverà una pena di 4-5 mesi maggiore per lo stesso tipo di crimine commesso, appunto, su base like for like, quindi sulla base di esattamente gli stessi criteri presi in esame. Quindi vorremmo capire se queste differenze fra due individui altrimenti totalmente identici sia guidato dalla discriminazione o da altri fattori, e quindi se il giudice possa osservare elementi rispetto a tali soggetti che possano giustificare tali decisioni. Ora, per comprendere le differenze guidate da discriminazione o meno, bisogna comprendere anche come il giudice abbia modificato i propri comportamenti dopo l'11 settembre. Pensiamo che questa data è stata uno shock senza precedenti per la cultura statunitense, per il paese, un evento sostanzialmente imprevedibile e senza dubbio documentato da una serie di organizzazioni accademici, a
creato questo evento, un'animosità senza precedenti rispetto alla popolazione musulmana. Quindi i crimini d'odio rispetto ai musulmani, lo diceva già Francesca nell'introduzione, sono aumentati. Abbiamo visto una spirale crescente nel 2001 con un incremento dell'animosità e delle aggressioni rispetto ai musulmani, che non vengono solamente dai media, ma ci vengono documentati anche da dati più solidi. Quindi subito dopo l'11 settembre aumenta l'animosità rispetto ai musulmani negli Stati Uniti. Vogliamo cercare a questo punto di comprendere, attraverso la ricerca, se questo impatti sulle minoranze non musulmane all'interno del sistema criminale federale, cioè se i risultati delle sentenze passate in giudicate dimostra appunto altre forme di animosità rispetto ad altri gruppi etnici, e l'animosità rispetto a un certo gruppo etnico che impatto avrà per altre minoranze. Perché dovrebbe esserci un legame così stretto fra come noi, come società, sentiamo, proviamo rispetto a una certa minoranza, e invece giudici di grande esperienza che giudicano? Dalla psicologia ci viene il suggerimento che il nostro modo di pensare su una certa minoranza sicuramente può avere dei legami rispetto ad altre minoranze etniche. Francesca diceva, parlava di terrorismo e minoranze, come tutto questo possa essere gonfiato nel dibattito pubblico come pure nella mente delle persone. E in psicologia esiste una teoria ben affermata, una di queste è nota come l'animosità contagiosa. Quindi sostanzialmente, se uno prova animosità rispetto a un certo gruppo etnico, questo può potenzialmente causare delle sensazioni incontrollate, subcoscienti, rispetto ad altri gruppi etnici. E vogliamo cercare di capire se vi è un incremento di animosità, come per esempio dopo l'11 settembre rispetto ai musulmani, se questo abbia un impatto su giudici di esperienza nel trattare altri gruppi di minoranza, sostanzialmente nel momento in cui emettono sentenza rispetto a loro. Possiamo pensare per esempio che un incriminato ispanico sia riceve un impatto maggiore di tutto questo rispetto ad altri gruppi e ad altre minoranze, per una serie di ragioni che vado a spiegare. La prima è la retorica politica, e qui una citazione di un politico statunitense subito dopo l'11 settembre, che rende chiaro che nella mente dei politici, dei media e anche sostanzialmente del pubblico più in generale vi è un legame fra le politiche migratorie e la nostra vulnerabilità agli attacchi terroristici, questo nonostante il fatto che tutti i terroristi coinvolti nelle attività dell'11 settembre erano entrati negli Stati Uniti legalmente. Questa è appunto la citazione, ma Francesca menzionava prima nell'introduzione che questi legami fra la paura del terrorismo, dei musulmani, eccetera, sono strettamente correlati anche alla lingua e al dibattito sull'immigrazione. E qui voglio sottolineare che la forma più recente che questo ha assunto è l'idea di costruire il muro da parte di Trump. Quindi questo si basa su una retorica politica, ma anche su considerazioni di ordine politico vero e proprio. Anche prima dell'11 settembre, quindi subito dopo l'attacco terroristico di Oklahoma City, molte sono state le leggi adottate negli Stati Uniti che hanno fatto incrementare questo appunto legame fra il crimine legato ai gruppi etnici e alla religione. Quindi sostanzialmente dai consulenti legali ai giudici ed altre figure chiave nel sistema, evidentemente questi elementi devono tenerli in mente nell'emettere politiche. E qui un altro statement del PM John Ashcroft, che dice che questo processo inizia ben prima l'11 settembre in risposta all'attacco terroristico di Oklahoma City nel 95. E un'altra dimensione importante che ha causato l'istituirsi di un legame fra l'islamofobia, eccetera,
è stato quello delle istituzioni. Quando è stato creato il Department of Homeland Security, il Dipartimento della Sicurezza Interna, questa agenzia diventa responsabile sia della protezione del paese internamente, ma gestisce anche le politiche per l'immigrazione. Tradizionalmente le politiche per l'immigrazione erano all'interno del Dipartimento della del Lavoro, ma a un certo punto queste politiche divengono implementate dalla stessa agenzia che il Department of Homeland Security, quindi il Dipartimento di Sicurezza Interna, quindi ovviamente con tutto ciò che questo ha significato per le minacce terroristiche, dove il DHS diventa responsabile anche delle minacce del terrorismo, dove ti possono essere sostanzialmente giudici influenzati dal modo in cui per esempio trattano gli ispanici sull'ondata dell'11 di settembre, che diventa atto terroristico di per sé. Ora, per comprendere questo scenario, dalle statistiche vogliamo cercare di comprendere il sentimento prima dell'11 settembre rispetto ai gruppi, alle minoranze presenti negli Stati Uniti, e questo ci viene da un campione rappresentativo nel paese raccolto da scienziati esperti in politica, e questa è una sorta di lettura termometrica della situazione. Abbiamo considerato tutti gli individui presenti razzi in società per cercare di capire quale affinità le persone sentono per esempio verso i bianchi, gli ispanici, i neri, rispetto alle femministe, agli ambientalisti, eccetera, con tutta una sequenza di gruppi diversi elencati. E abbiamo creato poi una metrica che diventa una lettura precisa della situazione, per esempio considerare che affinità si provano i bianchi rispetto ad altri gruppi etnici. E qui vi faccio vedere la statistica che ci viene dal periodo precedente all'11 settembre. E qui vedete che tutto viene normalizzato per i bianchi, quindi i bianchi sentono zero affinità se non verso se stessi, e quindi gli anziani sono i più favorevoli invece rispetto alle altre minoranze. E per gli altri gruppi vedete un incremento e decremento dell'animosità dei bianchi rispetto a tutti gli altri gruppi e le altre minoranze, cosa che è sorprendente, ma c'è più animosità per esempio rispetto agli ispanici alla vigilia dell'11 settembre rispetto ai neri invece. Non è così male invece rispetto dato sui gay e le lesbiche o sui fondamentalisti cristiani, ma appunto in termini di differenza fra i gruppi etnici, gli ispanici sostanzialmente, come vedete, hanno un'animosità, cioè per gli ispanici hanno un'animosità maggiore rispetto a quella per i neri, ed ecco perché vogliamo comprendere come un giudice, un professionista di grande esperienza possa essere influenzato da queste sensazioni inerenti all'animosità intorno all'11 settembre. Per il cittadino medio vediamo che subito dopo l'11 di settembre ci sono cambiamenti nelle percezioni da parte della gente. Vedete i dati Gallup prima e dopo l'11 settembre, che mostrano le opinioni della gente sul fatto che l'immigrazione vada ristretta o meno. Vedete la linea azzurra, questa è la percentuale di rispondenti nella inchiesta Gallup che dice che bisognerebbe far diminuire l'immigrazione, e intorno all'11 settembre questa linea tracciata ci fa vedere un salto nel numero di persone che credono che l'immigrazione debba essere ristretta in un modo o nell'altro. A destra invece vediamo che sono i vandalismi commessi contro gruppi etnici negli Stati Uniti, dove la linea in blu ci fa vedere crimini commessi contro le popolazioni, le persone di razza ispanica, quindi la vulnerabilità al vandalismo, e subito dopo l'11 di settembre. Sembra tutto questo suggerire che l'animosità non è solamente rivolta verso i musulmani, ma verso gli ispanici e tutti gli immigranti dopo l'11 settembre, cosa vera nel modo in cui cosa che si riflette nel trattamento che viene riservato nei sistemi di giustizia federale. Ecco, il federal courts è il sistema, il livello di Stato, un livello immediatamente al di sotto della Corte Suprema, quindi sono professionisti di altissimo livello con giudici nominati a vita dal presidente, quindi in un certo momento nel tempo ce ne sono solo 700 giudici federali che operano, e quindi magistratura composta da soggetti di elevatissimo livello qualitativo.
La discrezionalità del giudice naturalmente è limitato, può essere determinato sulla base della gravità del crimine commesso e dalla precedenti penali del soggetto coinvolto, questo secondo le linee guida per la pronuncia delle sentenze o condanne che si applicano negli Stati Uniti. Questa è un'indicazione appunto delle linee guida per la pronuncia delle sentenze. Un giudice deve capire qual è il livello di gravità dell'offesa arrecata, che viene categorizzata dal livello 1 al livello 43 con tutta una serie di livelli intermedi, dove il livello 43 è quello più grave in assoluto, l'1 il meno grave, il meno severo, e poi il criminale sostanzialmente si identifica in base alla sua fedina penale, quanto è stato in galera, per quanto tempo, per che motivo, eccetera, e poi si definisce in questo modo il livello di un individuo in base a 6 tipi di categorie di fedina penale, dal 1 al 6. Quindi per ogni combinazione possibile, per ogni incrocio possibile, se il livello di gravità è 22 per esempio per un certo soggetto e appartiene al gruppo 4 di gravità di reato, la possibilità di andare in prigione sarà compresa fra 63 e 78 mesi. Quindi non c'è grande potere discrezionale da parte del giudice. Quindi questo sistema deve far sì che si possa essere prevenuta la discriminazione da parte della magistratura, e quindi la discrezionalità è in questo range compreso fra 63 e 78 mesi. Nonostante ciò c'è un livello di discrezionalità da parte del giudice che può dire: non sono in disaccordo sulla storia criminale che mi è stata presentata dal team legale, eccetera. Quindi il giudice ha la possibilità di comminare una pena meno grave in base alla sua discrezionalità, invece di stare fra 63 e 78 mesi, magari dice giudica l'offesa non così grave e quindi magari assegna a una categoria minore a 63-78. Quindi questa è la downwards depart, cioè il giudice può giudicare di andare verso il basso nella combinazione di pena. E qui volevo capire come questo si modifichi per i neri e per gli ispanici e se ciò accade dopo l'11 settembre. Quindi abbiamo osservato nel nostro record amministrativi che abbiamo osservato gli individui dal momento dell'arresto da parte della polizia attraverso tutti i diversi stadi del sistema penale, incluso il momento della comparsa in tribunale e della sentenza. Abbiamo visto che gli imputati che avevano commesso un crimine prima dell'11 settembre, quindi tutti coloro che avevano commesso un crimine prima dell'11 settembre, e quindi abbiamo poi una serie nel tempo, vediamo la combinazione di pena avviene intorno all'11 di settembre, che vengono condannati poco prima dell'11 settembre, e poi un'altra serie di individui che commettono il crimine prima dell'11 settembre ma vengono giudicati subito dopo l'11 settembre, vedete che colpevoli, sono stati giudicati. L'unica cosa che deve determinare il giudice a questo punto è la pena. Si raffrontano questi due dati per cercare di capire se il prima o dopo l'11 settembre abbia un impatto sulla sentenza, se questo differisca per ispanici e neri. Questo è il risultato. Ricordiamoci che il valore di baseline per andare al di sotto di quel range è del 17%, e questo appunto è la percentuale in cui il giudice dirà: ok, combiniamo una pena meno grave a questo soggetto rispetto a quanto chiesto dal PM. Ora, per queste decisioni prese subito dopo l'11 di settembre abbiamo scoperto che i neri hanno un punto percentuale meno possibilità di avere una pena meno severa, e il 3,4% per l'altro gruppo etnico appunto di avere lo stesso trattamento.
Quindi si arriva solo a un 14%, a un 13% nel loro caso. Questi numeri sono like for like, quindi esattamente sulla stessa base con incriminati bianchi e ispanici che hanno commesso esattamente lo stesso tipo di crimine o offesa, che dovrebbero essere giudicati secondo gli stessi parametri, che sono, non so, la gravità dell'atto criminoso commesso, il tipo di difesa ricevuta, l'età, educazione, istruzione. L'unica differenza che sussiste fra loro è la loro etnia, e nonostante la sentenza venga messa più o meno intorno allo stesso periodo, dopo l'11 settembre vediamo una riduzione nella possibilità che il giudice vada verso il basso nel comminare pena, e lo vediamo sulla destra per gli ispanici. E questi sono gli ispanici che hanno la cittadinanza statunitense e gli ispanici che non hanno la cittadinanza statunitense, con un 3% per i cittadini ispanici e più di un 4% di riduzione per i non cittadini. Perché loro non hanno cittadinanza statunitense. Vedete, uno dei problemi peggiori sono i crimini contro vedete, sono offese contro o crimini contro l'immigrazione. Vedete, i dati per i cittadini statunitensi non sono solamente offese o crimini contro l'immigrazione, ma vedete che sono lungo tutto l'arco del tipo di offesa arrecata. Se traduciamo questi dati di riduzione della pena sui tempi di incarcerazione, vediamo che per gli ispanici prima dell'11 settembre passavano 4 mesi di prigione in più dei bianchi, a un confronto alla pari che ho io eseguito. Dopo l'11 settembre invece i mesi sono diventati 5 in più, cioè quindi più mesi di prigione per persone uguali, e questo costa un sacco di soldi, incarcerare le persone per questo tipo di motivazioni difficili da spiegare. Se pensiamo ai costi di tutto questo, sia per la società che per altro, capiamo quanto costa ai contribuenti, alla società, tenere in carcere una persona per un mese in più. Corrisponde quindi a $29,000 in più per un anno, quindi per un mese sono circa $1,500 in più per imputato, e questo significa tanto, considerando che il 40% di tutti gli imputati sono ispanici e il 25% di questi sono detenuti negli Stati Uniti. E ovviamente l'individuo subisce anche delle conseguenze anche dal punto di vista della vita futura, quando uscirà dalla prigione, le poche opportunità che avrà dato che è stato incarcerato per tanto tempo, e quindi siamo fra i 36 e i 40 mila dollari per il resto della vita della persona, e questo è un sacco di soldi se pensiamo alla cosa in termini monetari, non solo dal punto di vista monetario ma anche di perdita di opportunità, e quindi fa una grande differenza per queste persone e anche per la società nel suo complesso. Vorrei passare alle conclusioni. Ovviamente la situazione varia in tutti gli Stati Uniti. Qui vediamo una mappa degli Stati Uniti in cui ciascuna regione corrisponde ad una diversa corte federale. Ce ne sono 90 di corti federali negli Stati Uniti. Le parti più scure sono le aree che hanno la maggior probabilità di riduzione della pena per gli ispanici, invece le aree più chiare sono dove gli ispanici invece ricevono pene più severe dopo l'11 settembre. Quando cerchiamo di capire le caratteristiche di queste aree, capiamo che una caratteristica della minor severità per gli ispanici dove dopo l'11 settembre, quando ci sono più giudici ispanici ad alto livello, e quindi l'etnicità del giudice può avere un certo impatto sul destino dell'imputato a seconda del suo gruppo etnico, e questo può essere un atto di discriminazione più che un'altra differenza giustificabile dal punto di vista giuridico ed economico.
E adesso passiamo alle conclusioni. Quel che abbiamo osservato è che l'11 settembre, un evento imprevisto estremamente correlabile ad attività terroristiche, ha avuto una ricaduta per altre minoranze negli Stati Uniti. Ci sono degli esempi di animosità contagiosa, di mancanza di fiducia nei confronti di certi gruppi, che ci ha fatto cambiare atteggiamento nei confronti di altri tipi di minoranze. E questi cambiamenti, forse inconsci dei comportamenti delle persone, valgono anche per giudici molto competenti di alto livello. Ci sono solo 700 giudici di questo tipo in tutti gli Stati Uniti, quindi si tratta di un gruppo molto selezionato di persone, e questo tipo di parzialità sembra esistere anche ad altissimo livello, e quindi di conseguenza verrà applicato anche da altre persone. Questo tipo di atteggiamento si verificherà in tutti gli stati del sistema di giustizia penale. Comunque, lo studio parla anche di politiche che possono mitigare questa parzialità implicita. Dal punto di vista economico possiamo pensare a tre dimensioni diverse da cui possiamo partire per mitigare questa parzialità che può portare ad un esito ingiusto, erodendo le basi stesse di qualunque sistema di giustizia penale. Innanzitutto dovremo cominciare ad educare i giudici, rendendoli consapevoli dei loro bias impliciti. Seconda possibilità, monitorare i giudici. I giudici debbono giustificare in misura maggiore perché prendono o non prendono decisione di ridurre la pena, quindi monitorare i giudici potrebbe avere un impatto sul loro comportamento. E la terza dimensione a cui abbiamo pensato è quella della selezione. Possiamo cambiare la composizione della magistratura, le politiche che vengono attuate per incoraggiare più persone appartenenti a delle minoranze di intraprendere questa attività, questa carriera. Per ritornare alla tematica complessiva del festival, dell'economia, c'è una nozione molto importante da citare, che vogliamo documentare. Stiamo parlando di bias impliciti delle persone, di cui forse non sono neanche consapevoli. Possiamo scoprire questi bias, queste parzialità dal punto di vista statistico, ma le persone non possono anche non esserne consapevoli. E quindi c'è un'altra cosa da dire a livello della società, degli economisti, anche degli avvocati, cioè: in che misura vogliamo introdurre un'automatizzazione dei sistemi di giustizia penale? C'è già qualcosa in questo senso, soprattutto al punto di ingresso al sistema di giustizia penale. Non si parla di Robocop o di attività automatizzata di polizia, ma questi tipi di algoritmi di polizia predittiva sono in fase di approntamento e possono essere utilizzati per informare la polizia di dove andare a intervenire in un determinato momento. Molto spesso ci sono dei pattern prevedibili di criminalità, dove si verifica le caratteristiche del quartiere, eccetera. Ma il punto fondamentale che vogliamo portare avanti nel nostro studio è: dovremmo cercare di automatizzare altri tipi di decisionalità a livello di giustizia penale, cioè per eliminare la parzialità umana, oppure dovremmo introdurre altri tipi di parzialità, di bias, eliminando l'interazione umana in questo sistema e cercando di andare verso una maggiore automatizzazione? Le linee guida di condanna rappresentano un passo avanti in questa direzione, perché sono state messe appunto per ridurre la discrezionalità dei giudici, e abbiamo visto che questo sistema però non ha evitato le discriminazioni quando i giudici si basano su fattori emotivi dopo l'11 settembre, ma gli economisti, gli avvocati e il pubblico in generale dovrebbe dibattere questi argomenti, perché sono temi molto importanti. Pertanto vale la pena pensare a alcuni dei punti fondamentali di cui abbiamo parlato oggi. E allora, grazie molto Imran Rasool. Ora si apre una parte dedicata alle vostre domande, se ne avete, e proprio probabilmente a partire da questa ultima
sollecitazione, una domanda senza risposta, come hai detto, cioè se di fatto l'automatizzazione può servire a correggere la discrezionalità, oppure se invece può avere un effetto limitato o anche distorcente, dal momento che noi siamo qui a parlare anche di automazione, di intelligenza artificiale, in un momento in cui probabilmente le società, diciamo, occidentali hanno comportamenti che sono quanto di più lontano dall'algoritmo prevedibile. Penso a, mentre parlavi e citavi le cifre della detenzione, le cifre anche dei costi che porta a tenere un mese in più qualcuno semplicemente per ragioni che sono legate alla discriminazione e non al livello di crimine che ha commesso. Mi viene da pensare a quando parlo dei dati sull'invasione, che significa 180.000 persone, o sui crimini che sono ridotti. Però su questo è vero che le società occidentali, quella italiana, quella americana, reagiscono secondo, in sociologia c'è solo un teorema, grosso modo, si chiama il teorema di Thomas, che dice che se gli uomini percepiscono e definiscono qualcosa come reale, reali saranno le sue conseguenze. E questo è l'antitesi della razionalità. E quindi io vorrei vedere se ci sono delle domande nel pubblico, altrimenti poi ne faccio io. Eccola, c'è una domanda lì. Sì, grazie. Desidero porre due brevi domande. La prima, se lei ci può dire quale sia la percentuale di giudici non bianchi, meglio ancora non anglosassoni, che compongono le corti federali. Seconda domanda, desidero un suo giudizio sul fatto che la nostra magistratura è selezionata tramite concorso pubblico, quindi non nominata o non scelta tramite una base elettorale, e se lei ritiene che questa differenza, che secondo me indica il nostro come un sistema sicuramente più equilibrato, sia una delle cause di queste conseguenze che lei ci ha appena illustrato. Spero di essere stato chiaro. Così ne mettiamo insieme. Thank you for your interesting presentation. Grazie l'interessante presentazione. Volevo chiedere questo. Quando un ispanico diventa cittadino statunitense, viene condannato e ha già commesso un crimine entrando illegalmente nel paese, ecco, mi chiedo, quando arriviamo a questo punto, la persona ha già commesso un altro reato, cioè come viene giudicato questo? Il giudice è più discriminatorio e più duro nei confronti di chi commette un crimine quando è già entrato illegalmente nel paese? Un'altra per caso? No, allora intanto andiamo. Ok, so just to go through the... Ecco, rispondiamo in sequenza. C'è circa un 14% di giudici che non sono di origini bianche e sono concentrati in certe corti federali. Ed è in queste corti federali che vediamo che c'è una discriminazione contro gli ispanici è minore. Quindi questo ci fa pensare che l'etnicità dei giudici ha un'importanza per il trattamento degli imputati, quindi ci può essere una discriminazione, non è solo una cosa che i giudici pratichino queste cose normalmente. Come vengono selezionati gli giudici? In diversi paesi hanno diversi meccanismi, o una nomina pubblica, una nomina a vita, oppure una nomina attraverso la via elettorale. Sì, sappiamo quali sono gli incentivi a seconda dei diversi sistemi di nomina e il comportamento ne risentirà a seconda di se ci sarà una nuova nomina o una nuova elezione. Negli Stati Uniti ovviamente questo si vede in determinati casi, alcuni per esempio sono nominati dai politici direttamente o sono eletti. Il sistema statunitense è stato concepito in maniera tale da non dare al politico o agli elettori alcun
alcuna voce in capitolo sui giudici, sono nominati dai presidenti, confermati dal congresso e nominati a vita, e quindi non possono essere mandati via se hanno preso una decisione cattiva o sbagliata. Ecco, questi soggetti sono estremamente competenti, hanno una formazione specifica. Poi ci sono delle altre differenze oltre alle appartenenza etnica, per esempio se sono stati nominati da un democratico o repubblicano, l'esperienza che hanno in altri casi. Quindi ci sono altri fattori che potenzialmente potrebbero manipolare la situazione, quindi potrebbero essere nominati diversamente, però la difficoltà è che qui stiamo misurando delle discrezionalità implicite dei giudici, degli individui. Quando succede una cosa come l'11 settembre c'è una risposta emotiva soprattutto, ed è difficile sopprimerla, e se cerchiamo di sopprimerla potremmo ipercompensare in qualche modo con una ricaduta negativa, e quindi la questione è molto difficile. Possiamo migliorare il sistema o dobbiamo accettare queste differenze così come sono? E l'automatizzazione, certo, sarebbe valida, ma ci sarebbero comunque altri errori che serpeggerebbero nel sistema e che in qualche modo sarebbero presenti. Quindi ci sono elementi molto importanti su cui riflettere. Comunque, quello che ci sorprende è che sì, ci sono elevati livelli di discriminazione anche fra gruppi molto selezionati di giudici professionisti. I risultati variano dalla fedina penale dell'imputato, dal tipo di individui che sono stati ritenuti colpevoli. L'unica cosa da determinare è la condanna da comminare. Quindi stiamo facendo un confronto alla pari di soggetti che avrebbero potuto essere deportati, e questo valeva prima dell'11 settembre, non è cambiato dal punto di vista politico dopo. Questi impatti sono fondamentali per due elementi: uno prima, che è stato condannato prima, uno dopo dell'11 settembre, e poi se si tratta di un bianco o di un ispanico. E quindi bisogna considerare l'essere ispanico ed essere stato trattato diversamente dopo l'11 settembre. Quindi non si sta parlando di fedina penale, livello di gravità del reato, altre cose che possano avere un impatto sulla tipologia di condanna comminata. Magari voi ci pensate, io ne ho due. E la prima domanda è più di carattere quasi giornalistico. E mi viene in mente che ha illustrato come questa animosità contagiosa e dopo l'11 settembre, quindi questa diffidenza verso i musulmani in generale, abbia avuto poi delle ripercussioni in termini di da un punto di vista penale più sulla comunità ispanica che su quella nera, che per certi versi ha, non interamente, ma è anche più probabile essere legata alla comunità musulmana, cioè essere nera e musulmana. Allora, noi qui abbiamo seguito il movimento Black Lives Matter, che appunto faceva perno proprio su questo problema fortissimo. Proprio oggi leggevo che una famiglia di un ragazzo nero ucciso dalla polizia è stata risarcita in questi giorni di $4, perché aveva un'arma sebbene scarica, e quindi ecco. E allora, perché non c'è stato anche un movimento Black Spanish, Spanish Lives Matter? C'è una maggior remissività, c'è più paura? Questa è la prima domanda. E la seconda, tutto il fenomeno che descrivevi questo sospetto, questa diffidenza che dai musulmani si è allargata anche ad altre alterità dopo l'11 settembre, e che è quella che in qualche modo raccontavo io, che è avvenuta anche in Italia. È una cosa che
tu hai posto i riflettori sugli Stati Uniti, e a me sembra che anche in Italia sia avvenuta, è una cosa che accomuna l'intero Occidente, e, è una cosa che riguarda anche altri paesi, penso all'Occidente, perché da noi il dibattito sulla discriminazione anche dal piano, sul piano giudiziario è più vivace, per fortuna, ecco. Okay, so the issue of, La questione della discriminazione contro i neri nel sistema giudiziario americano è estremamente pertinente, riceve molta attenzione sia negli Stati Uniti che altrove. Le nostre statistiche mostrano che ci sono delle differenze molto importanti di trattamento degli imputati neri prima e dopo l'11 settembre. I risultati mostrano che queste differenze non cambiano a causa dell'11 settembre. Ci sono differenze importanti, possono essere dovute alla discriminazione, ma i risultati mostrano che non ci sono stati dei cambiamenti con l'11 settembre, che porta a un'animosità contro i musulmani, che poi una ricaduta sugli ispanici e non sui neri. I nostri dati mostrano che non c'è stato un impatto sugli imputati neri come conseguenza dell'11 settembre. Ma una cosa interessante è questa: perché non esiste un movimento Hispanic Lives Matter? Gli ispanici hanno delle posizioni sempre più importanti negli Stati Uniti, quindi sono sempre più visibili, e questa è una questione che bisogna riconoscere a livello sociale, ma le differenze ci sono ancora. Ci sono delle statistiche di letture del termometro prima e dopo l'11 settembre, ma il grado di animosità erano superiori negli ispanici rispetto ai neri, e le cose sono andate avanti così anche dopo l'11 settembre, quindi si tratta di un'animosità molto radicata e molto diffusa, ed è una cosa che Huntington ha descritto bene nel suo lavoro, come giustamente ha citato lei, nello Scontro fra civiltà. Parla sempre dei latinos e dei musulmani come definiti sempre come outsider nella società statunitense. Questa è una forma diversa di discriminazione che potenzialmente può esistere contro i neri, è una diversa risposta emotiva, diciamo così. Probabilmente le scienze sociali stanno ancora cercando di capire cos'è che scatena questi diversi fattori, come percepiamo diversi gruppi di minoranza, quali sono i legami fra i diversi gruppi di minoranza. Ci sono diversi dati raccolti dagli psicologi, sia dal punto di vista dell'ambiente reale e automatizzato. Secondo me si possono separare le persone in due gruppi fino a quando i due gruppi si conoscono abbastanza l'un l'altro da portare ad una animosità. Una reazione molto naturale per noi è di identificarci più nel gruppo a cui siamo stati assegnati rispetto a quello a cui ci vediamo in opposizione. Questo è un tratto che sembra molto presente nell'uomo, documentato da molte discipline, sia nelle scienze naturali che nelle scienze sociali. Questo lo si può generare anche in maniera completamente artificiale. Posso dividermi in due gruppi, destra e sinistra, e generare questo tipo di reazione. È difficile capire come risolvere questa cosa, che è presente in tutti quanti, e noi stiamo utilizzando tecniche economiche e statistiche per cercare di misurare l'impatto di tutto questo e cercare anche di capire controbilanciare queste tendenze. Comunque questo tipo di comportamenti esiste in altre società, in altri sistemi di giustizia penale, a prescindere da come cerchiamo di selezionare le persone, o nella polizia o nell'ambito giudiziario e magistratura. Ci saranno comunque questi fattori. Adesso sto lavorando col Ministero della Giustizia britannico per replicare questa analisi anche per la Gran Bretagna sugli eventi terroristici che si sono stati nel paese, per capire se sta succedendo qualcosa di analogo anche in quel paese, potenzialmente contro altri gruppi, non solo musulmani. Altri studi sono stati condotti in Francia per mostrare che le condanne comminate da giudici francesi sono molto influenzati da quello che si dice sui media. Quindi se sono casi ad altissimo profilo in un particolare punto del paese o su un reato specifico, allora questo ha un impatto su altri imputati che non hanno niente a che vedere con quello, proprio dal punto di vista della condanna dei giudici. Si può pensare potenzialmente che questo si potrebbe ingrandire in un sistema in cui i giudici debbono
rispondere agli elettori attraverso l'elezione. Risultati analoghi sono stati individuati per quello che riguarda l'impatto sui gruppi di minoranza, gli immigrati, in particolare il sistema di giustizia penale. Per esempio, diventa più facile per gli immigranti ottenere la cittadinanza. E poi si vede che un calo della criminalità fra gli immigrati, quindi non è una scelta, una cosa che devono fare. E anche dei piccoli cambiamenti di trattamento da parte del sistema giuridico degli individui cambia comportamenti. È questo che ho detto all'inizio della mia presentazione, quando ho detto che il fatto che, che le persone vengano a contatto con il sistema di giustizia penale, ecco, il momento più importante della vita, quando sono giovani adulti, devono prendere tante decisioni importanti. Questo ha un impatto non solo sulla loro vita successiva, ma anche la precedente, quando devono prendere delle decisioni, i loro genitori devono prendere decisioni in merito alla loro educazione, istruzione, eccetera. Sono rischi importanti non solo per gli economisti, gli avvocati che si occupano di criminalità, ma anche per chi si occupa di istruzione, di famiglia, di mercato del lavoro. Quindi in tutta la nostra vita saremo soggetti a un impatto dal modo in cui ci tratta il sistema. Quindi queste differenze che si vedono sono trasversali in tutte queste dimensioni e sono limitate agli Stati Uniti. C'è un'altra domanda, eccola. Okay, so I'll admit I'm... Stati Uniti, buongiorno. La mia domanda è la seguente: il livello di criminalità, il volume di eventi criminosi è più elevato a livello di Stato che a livello federale? Credo che le statistiche siano ancora peggiori, appunto, se si guarda il livello di singolo Stato. Quindi la mia domanda è: posso pensare, perché lei ha restretto lo studio a livello federale, perché magari ci sono i crimini terroristici correlati o esaminati a quel livello, ma ha pensato anche di considerare anche il livello delle tribunali locali, quindi a livello di Stato, perché forse lì la situazione è diversa e magari anche peggiore? Non vedo. Ah, ok. Okay, so, oh, hang on. So it would be, I think it would be very... Ma sì, sarebbe molto importante cercare di considerare anche altri attori all'interno del sistema giudiziario. Il livello dello Stato è sicuramente importante, come pure le modifiche nei cambiamenti, nei comportamenti delle polizie. Noi ci siamo concentrati sul livello federale, sostanzialmente perché è lì che ci aspettiamo che siano presenti una magistratura di elevatissimo livello, no? Quindi non ci si attende una discriminazione. Abbiamo iniziato da lì, cercando di identificare lo scenario migliore. Importante è questo anche perché si considera la gravità dell'offesa, ma la sua intuizione è corretta. È evidente che ci potrebbero essere altri elementi ad altri livelli della giustizia. Abbiamo considerato il livello federale non per la gravità esclusivamente, perché è molto algoritmico in termini di fasi del sistema, giudizio a livello statale rispetto a federale. C'è più margine di discrezionalità al primo livello in termini di velocità, e questo varia da Stato a Stato. Statisticamente può essere interessante far vedere delle raffronti like for like, quindi di pari livelli, perché qui possono esserci per esempio cose interessanti a livello di discriminazione. Per esempio la celerità all'interno del sistema è anche un altro livello di discriminatorio. Questo però è un problema anche di difficoltà statistica. Ecco perché abbiamo iniziato da qui e in altre parti del sistema, per esempio, che si pensi a livello di Stato in altri paesi o di polizia, eccetera. Non appena vi sia una maggioranza di comportamenti che vanno in una certa direzione, tanto più sarà maggiore la possibilità che ciò avvenga a livello più generale. Ma mi piacerebbe tornare fra qualche anno per vedere cosa è cambiato e per cercare di capire le cose. Ci sono sicuramente lezioni importanti che uno può apprendere se esamina parti diverse del sistema giudiziario. Sono altre domande, possiamo avviarci alla conclusione. Ringraziamo con un bel applauso Imran Rasool per il
e anche voi per l'attenzione e le domande. Grazie. Thank you. Thank you.